È un esemplare unico in quanto vinta ad un trofeo equestre. Cari amici dell'Autoprove, buongiorno. Volevamo introdurre, a sorpresa di vedere insieme un'auto davvero straordinaria e poco conosciuta, introdurre con l'emozione viva, diretta di chi da 40 anni cura di questa auto non soltanto la manutenzione e la vitalità, ma che fondamentalmente l'ha riportata in vita dopo una grande ricerca e appassionata ricerca di un modello che in effetti anche per noi era abbastanza sconosciuto perché non ne avevamo fatto conoscenza in maniera assolutamente fortuita girando per Roma dove era parcheggiata. E grazie quindi a Gaetano, oggi vi raccontiamo la storia e anche le caratteristiche della figlia segreta di Nettuno. Nettuno ovviamente in questo caso è la statua che si trova a Modena, nella fontana del Tritone, che mostra in bella vista un Tridente che è il simbolo di casa Maserati. Questa auto, la Chrysler TC Maserati, è una delle figlie segrete meno conosciute ma anche più iconiche del marchio di moda. Come nasce Chrysler TC Maserati? Beh, a metà anni 80 Lia Cocca, il presidente di Chrysler, ha ereditato una situazione quasi fallimentare alla fine anni 70 e ha deciso di rilanciare il marchio ben sapendo che a breve finiranno i vantaggi che il governo federale ha riconosciuto per le aziende in stato di crisi, cioè l'esenzione dal pagamento delle tasse e anche la moderazione salariale con i sindacati. In questo Lia Cocca cerca assolutamente di recuperare il terreno soprattutto nei confronti del settore delle auto medie e compatte dove Chrysler si era ricreato un pochino l'immagine, però dove il confronto con europei e giapponesi diventava decisamente svantaggioso. Ovviamente per Lia Cocca era importante avere non soltanto un modello o una gamma nuova, ma un simbolo che diventasse Chrysler oltre le vecchie dimensioni e la mentalità che aveva contraddistinto il marchio nei decenni precedenti e per far questo Lia Cocca si era imbattuto anche addirittura in due flop, perché nella sua natura di sperimentatore estremo, avendo anche acquisito il marchio Lamborghini nella fine degli anni 70, la Chrysler aveva tentato di griffare fondamentalmente la produzione Chrysler e Dodge attraverso il simbolo del toro e ovviamente ne era uscito fuori un pastrocchio perché la Dodge Daytona con il marchio, il simbolo di Lamborghini e anche peggio ancora la Chrysler New Yorker, non erano altro che dei fantasmi in confronto alla storia, ovviamente e soprattutto alla qualità tecnica e all'immagine della casa bolognese. Ma Lia Cocca era anche una persona cocciuta, attestata, e quindi risenta di nuovo un'operazione e cerca nell'agendina il numero di colui che lo sta chiamando da tanto tempo, nelle ultime settimane. È Alejandro De Tomaso, il boss di casa Maserati, che aveva a sua volta acquisito il Tridente da una situazione quasi fallimentare in casa Citroën. De Tomaso aveva anche la Innocenti, che funzionava benissimo all'epoca, e la sua personale firma De Tomaso aveva deciso di rilanciare Maserati approfittando, se vogliamo, degli attivi notevoli in Innocenti per colmare i buchi di bilancio che Maserati continuava ad avere. Questo aveva un pochino fatto storcere il naso alla GEPI, la finanziaria pubblica che aveva appoggiato fino a quel momento la Maserati e che aveva chiesto la fusione fra i due marchi proprio a De Tomaso. Il buon Alejandro sapeva che tutto questo non poteva durare e quindi cercava disperatamente un acquirente per la Maserati, ma Lia Cocca era ovviamente diffidente perché il buco di bilancio avrebbe portato in crisi di nuovo il marchio Chrysler in caso di acquisizione. Pertanto, per iniziare, Lia Cocca si convinse che una griff comune e un modello in joint venture fra Casa di Modena e la casa di Detroit avrebbe portato un certo fascino e un buon impatto commerciale. Da questo nasce una vettura che in effetti come prototipo arriva nel 1985, ma in una fisionomia, in una sagoma decisamente diversa da quella che poi sarà quella finale. Nasce come QQP, poi come SC nel 1985, con una brochure che addirittura mostra il teaser, si direbbe oggi, di una coupé all'italiana con motore turbo 16 valvole Tomaso, il 75% della lavorazione a Modena, su chassis stampati e forgiati in America, gomme Michelin dalla Francia, cambio Jetta tedesco, turbine giapponesi, tappezzeria inglese, insomma il meglio dell'argenteria del tempo. Il problema è che nel frattempo per De Tomaso il fulmine deve ancora arrivare. La National Aviation Traffic Safety Administration si trova a fare i conti con la combustione spontanea di alcune Maserati in America, di alcune Maserati biturbo, quelle equipaggiate con il bellissimo V6 che era nato negli anni in cui appunto De Tomaso aveva comprato la Maserati.
Questo problema genera una diffidenza, un discredito per il marchio di Modena un po' per tutta l'America. Pertanto la preventiva o l'ipotizzata possibilità di montare sulla Chrysler di C Maserati, o meglio sulla Chrysler Maserati Futura, il motore V6 biturbo di Modena diventa una possibilità abbastanza aleatoria, per cui si rimane nel contesto della produzione americana. Ma prima di spiegarvi nel dettaglio come è fatta questa Chrysler TC da Maserati, continuiamo a dare voce e ascoltare il nostro amico Gaetano. Sono rimasto affascinato dallo stile, non avendo mai visto una carrozzeria simile, almeno per me molto bella, unica, e quindi ho deciso di fare qualche sacrificio ed acquistarla, anche perché è un esemplare unico in quanto vinta ad un trofeo equestre. Praticamente il suo precedente proprietario l'ha avuta come trofeo in un concorso ippico internazionale. Quindi sono rimasto molto più interessato anche per questo piccolo particolare di una persona anziana e importante. Quello che abbiamo spiegato prima solleva anche un po' il velo su molti misteri che rimangono legati a quest'auto. Alcuni pensano che fosse impossibile montare sotto al cofano della TC Maserati il motore V6 della biturbo. In realtà, nella parte finale della vita di quest'auto si equipaggiò addirittura di un motore V6 3000 di origine Mitsubishi. Pertanto lo spazio per un V6 di natura un pochino più sportiva c'era. E il problema della trazione anteriore, che era la trazione con cui la TC è stata costruita, era un problema a sua volta relativo, perché all'epoca comunque dalla Lanciatema Ferrari a Renault 25 Baccarat V6 Turbo ad altre realizzazioni che superavano di gran lunga i 200 cavalli, la questione della tenuta e dell'aderenza e della motricità di una trazione anteriore con molti cavalli era un problema decisamente superato. Cos'è dunque che porta fondamentalmente la TC Maserati a non poter adottare il cuore di Modena? Esattamente lo scandalo della combustione spontanea che è stato contestato dall'ente federale americano. Per cui si rimane legati al classico motore 2002 4 cilindri 16 valvole della classica produzione Chrysler, che nell'occasione viene potenziato a 160 cavalli, quindi con pochi lavori di fondo rispetto a quella che è la gamma di serie di un motore turbo che era diventato la norma anche in America, non soltanto in Chrysler ma anche negli altri marchi. Dunque la Chrysler TC appartiene a quella fascia media anche europea che in America sarebbe dovuta costare o avrebbe potuto costare non più di 20.000-22.000 dollari. Considerate che la Saab Cabriolet Turbo di fine anni 80 era un modello richiestissimo, vendutissimo in America, ma anche a causa della tensione valutaria e del rapporto fra valute che era nato dopo l'accordo del Plaza del 1985 con il dollaro che si era ripassato. Beh, la Saab Turbo, parlo di un riferimento iconico, in America come la Turbo Cabriolet, costava ben 23.000 dollari, che pensate era più del doppio di una Ford Mustang nazionale. Bene, con tutto questo la Chrysler TC Maserati, con l'accordo un po' particolare e soprattutto arzigogolato fra Maserati e Chrysler, fra Modena e Detroit, con i ponti aerei, con l'invio delle lamiere, eccetera, le operazioni e il rimando in casa Detroit, beh, con tutto questo la Chrysler Maserati non può che costare a partire da 35.000 dollari, un prezzo esorbitante, irraggiungibile e soprattutto per molti motivo di rinuncia all'acquisto, anche perché appunto alla base della Chrysler TC vi è il 2002 Turbo della Chrysler, che nel caso della cura americana sviluppa 160 cavalli, ma con una sorta di piccola griffe, piccola serie Maserati, con 500 pezzi prodotti all'attivo, porta ad alcune modifiche su testata, su sedi valvole, su bilanciamento delle componenti interne del motore, su potenziamenti vari, e quindi porta l'auto a sviluppare ben 200 cavalli. Ma abbiamo detto che ormai il
confine, il problema è segnato. Il prezzo di partenza della TC Maserati non può essere abbassato ed è purtroppo fuori mercato per la gamma e per la qualità del prodotto. Pensate che, peraltro, un illustre clone della TC, cioè la Cadillac Hall'Alteri Pininfarina, sarà costruita secondo le stesse dinamiche, gli stessi tipi di accordi che si erano creati fra Detroit e Maserati, ma arriverà ovviamente ad avere un pochino più successo. Ovviamente quindi si comincia a calare il sipario su questa avventura perché Iacocca comincia a perdere la speranza che la TC Maserati possa essere risolutiva. Ovviamente calano anche le speranze per Tommaso di vendere il suo marchio Maserati, che verrà acquisito esattamente proprio verso la fine degli anni 80 da Fiat. Si chiude così un'esperienza che per noi ha decisamente il pregio di aver creato un'auto che in effetti ha insegnato comunque al mercato americano qualcosa. Vediamo perché. Ecco amici, stiamo raccontando la Chrysler TC Maserati, un'auto controversa che ha avuto un destino molto molto più battagliato e sicuramente discusso di quello che in realtà l'auto merita, perché vedete, in mezzo a tante critiche che la storia ha fatto su questa vettura, che in effetti è una classica coupé all'italiana, che ha creato in fondo un format che poi l'America ha ripreso durante gli anni a seguire, c'è un fatto estremamente positivo che la Chrysler TC Maserati in realtà trasmette al suo mercato e anche alle auto che vengono dopo di lei, compresa la Cadillac Hall'Alteri. Vedete, il merito della Chrysler TC Maserati è quello di aver avvicinato il mercato americano a quello europeo, perché fino ad allora esistevano sicuramente le auto con cilindrate ridotte di 2000-2005, anche per effetto della crisi energetica che era ormai incombente. Ma la cosa preziosa e importante della Chrysler TC Maserati è proprio questo taglio, con un'auto molto contenuta, molto bassa, che però permette all'interno di avere un'ergonomia e soprattutto una qualità di accostamenti, di colori e anche di tessuti e di manifattura che l'America non ricordava così facilmente, anche su auto di grande prestigio. Chiaramente tutto questo, come sapete, ha avuto l'effetto negativo legato al prezzo molto alto dell'auto. Tuttavia, anche oggi, vedendola qui, con il sole che la bacia e che la accarezza lentamente, possiamo dire che è veramente una gran bella auto. Una vera sorpresa fra i dettagli che dimostrano la cura realizzativa e anche, soprattutto, la ricchezza e la fantasia che ha accompagnato la produzione della Chrysler TC Maserati. Ecco, questa è la vera chicca. Questo ombrello, pensate, è stato prodotto in maniera personalizzata affinché fosse equipaggiato, fosse inserito all'interno dell'auto come oggetto personalizzato proprio per i proprietari di chi aveva, appunto, di chi aveva una Chrysler TC Maserati. Un altro particolare che ricorda la cura tipicamente italiana che quest'auto ha potuto collezionare nel momento della sua progettazione. L'auto ovviamente era dotata di tutto punto anche dal punto di vista elettronico. Qua vedete le regolazioni e i servocomandi che sono difficili da avere anche oggi su molte auto, per i sedili meravigliosi con una pelle cucita a mano che effettivamente ha resistito ai 40 anni di quest'auto, e anche appunto tutti i servocomandi che permettono alla macchina di ottenere, e al sedile del passeggero, di ottenere il posizionamento migliore per qualunque condizione. Veramente qualcosa di straordinario se parliamo di un'auto di quasi 40 anni fa. E così, per questa bellissima Turbo Cabriolet, che tra altre cose ci ha veramente rapito il cuore nella visione diretta, soprattutto 40 anni dopo, perché ci fa capire quanto in realtà fosse ben costruita e fosse anche bella da vedere, beh, dopo una serie di disavventure, cala il sipario su una macchina che possiamo dire aveva una dotazione veramente al top, fra pelle, inserti in legno, elettronica anche di utilizzo comune, una serie di gadget bellissimi, cromature, ma soprattutto una qualità che avvicina molto il prodotto americano, in questo senso, alla migliore scuola europea. Come detto, per la bellissima TC Chrysler by Maserati si chiude l'esperienza con non più di 7.000 pezzi prodotti, pensate, in 3 anni, che per la produzione americana sono veramente cifre ridicole, nonostante i preannunci e soprattutto le speranze del duo Iacocca e Alejandro De Tomaso sul modello. L'esperienza della TC Maserati ovviamente non sarà mai più ripetuta, ma è comunque profetica, perché dal 2008, con l'acquisizione di Chrysler da parte di FCA,
di nuovo queste due marchi, Maserati e Chrysler, si troveranno ad essere sotto lo stesso tetto, anche se non vi sarà mai più, come per la Chrysler TC Maserati, il tridente della casa di Modena incastonato dentro la stella a 5 punte del marchio Chrysler. Con tutto questo, ovviamente, ci fa piacere aver rappresentato una storia che ancora oggi, nel 2024, vi porta a conoscere qualcosa di sconosciuto. E questa è la magia del mondo dei motori. Cari amici Autoprove, ci avete seguito fin qui nella storia appassionante della Chrysler TC Maserati. Ovviamente questo è uno degli aspetti più belli del nostro mondo, quello dei motori. Non si smette mai di avere sorprese. Quest'auto la conoscevamo zero e l'abbiamo potuta vedere insieme, analizzare oggi, grazie anche alla disponibilità dei nostri amici. Questo è uno dei piccoli passaggi e dei piccoli appuntamenti che noi di Autoprove vogliamo comunque garantirvi e speriamo nel futuro di poter avere altre storie da raccontarvi. In tutto questo, ovviamente, ci fa piacere sperare che vi abbiamo anche potuto trasmettere qualcosa. Un caro saluto dal vostro amico Riccardo.